Buon salve, oggi signori andiamo ad aprire un nuovo capitolo di Old War Blues con un bel gameplay sui mormoni, almeno si spera, detti anche New Canaanite, quelli bianchi in mezzo che vedete. Obiettivo della partita, quello di giocare come Puppet Master. Praticamente esporteremo la nostra giusta, unica, vera fede alle tribù che ci circondano e creeremo una felice famiglia di credenti che allora. Charles Manson spostati proprio. Ma prima, velocemente, parliamo del background, prima di lanciarci in una serie di eventi che getteranno un po' di luce su questa misteriosa e per niente fanatica fazione. Siccome i mormoni erano una comunità abbastanza chiusa, visto che dopo la caduta delle bombe si usava la legge del quel che è tuo è mio e quel che è mio, l'isolazionismo sembrava un buon piano. Ma i mormoni vennero spronati ben presto ad aprire le porte della propria capitale. Erano spronati dalla feccia che viveva in prossimità di questa terra promessa. E in breve ci fu il sacco di Nuova Gerusalemme. Dopo questo traumatico evento, i mormoni decisero di migrare un po' più a nord e fondare una nuova capitale, chiamandola New Canaan, da lì New Canaaniti. Ok. Reduci della precedente esperienza, decisero che l'isolazionismo forse, non funzionava così bene e quindi aprirono la loro comunità anche ai non credenti. Non che la cosa andasse a genio a tutti, né? Chi vorrebbe mai dei miscredenti in giro per la propria strada? Nessuno. Quindi a qualcuno, non chiedetemi chi, venne in mente un modo per unire, diciamo, l'utile al dilettevole. Un po' di sano proselitismo non ha mai fatto male a nessuno. Ed ecco i mormoni che iniziarono a mandare missionari in tutte le fazioni confinanti, diffondendo la voce di Dio, battezzando, aiutando questi poveri selvaggi a vedere la luce di Cristo nostro Signore. Ok, Brett. Chiaro. Ma com'era la vita prima della caduta di Nuova Gerusalemme? Sicuramente molto avvincente e spirituale. Ora difatti vado a narrarvi le antiche gesta di questa terra. Come alcuni di voi sapranno, e quelli che non lo sanno adesso lo sanno, questa mod nei primi focus racconta la storia, il background del passato di una fazione, quindi adesso analizzeremo ogni singolo evento che ci porta al nostro stato attuale, guardiamo che buff ci ha dato, lì ho proprio preparato le varie situine da vedere, eccetera, eccetera. Quindi, l'opzione di Samson. Quando caddero le bombe, il profeta non riuscì a raggiungere il volto. Uno degli eletti da Dio fu scelto come sovrintendente, il quale tentò di guidare la chiesa dei santi degli ultimi giorni attraverso l'oscurità che seguì a quei giorni. Il popolo di Dio ricorda le storie di Nefi e di Joseph Smith, di Gesù e di Abramo. Loro sono le nostre guide. E il giudice Samson comparò le sfide dei nostri tempi alle sfide passate che dovette affrontare la cristianità. Quindi qua abbiamo deciso di rimanere nei vault come fecero gli israeliti nel deserto. Ci dà un po' di bunker e ci dà un po' di materiali rari che serviranno poi in futuro. Segue il coraggio di Heut. Ed i figli di New Canaan fecero male davanti agli occhi del Signore. Così il Signore rafforzò Ryan King di Farfield contro New Canaan, perché loro avevano fatto male davanti agli occhi del Signore. Ma quando i figli di New Canaan piansero, e il Signore gli mandò un liberatore, Ehud, figlio di Jason. Per suo conto, i figli di New Canaan mandarono un tributo a Ryan King di Farfield. Ed Ehud fabbricò un pugnale, che fissò sotto le sue vesti. Quindi portò il tributo a Ryan King di Farfield. E quando ebbe finito di mostrare il tributo, egli mandò via la gente che lo aveva accompagnato. Quindi si girò verso Ryan e disse: ho un messaggio segreto per voi, o re. Ecco, qui c'era l'opzione di pugnalarlo nella pancia, però noi invece gli diciamo che Dio ci comanda di lavorare assieme, non uno contro l'altro, dandoci una fabbrica militare che tanto abbisogniamo. La saggezza di Gideon. I nuovi Canaaniti fecero male agli occhi del Signore, nuovamente, e per 7 anni lui li lasciò nelle mani dei mutanti. E poiché il potere dei mutanti era così terribile, i New Canaaniti si ripararono sulle montagne. E Dio gli mandò un profeta che disse: questo è quello che vostro Signore Dio dice. Vi ho portato qui dall'Illinois, lontano dalle terre degli schiavisti, e vi ho liberato dai vostri oppressori.
li ho schiacciati e vi ho donato le loro terre, ma voi le avete abbandonate. E Gideon chiese a Dio: se il Signore è con noi, perché ha lasciato che tutto questo accadesse? Dove sono tutte le meraviglie che i nostri antenati ci hanno raccontato quando dicevano: non ci ha forse il Signore fatto uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha dato in pasto i White Legs. Perché? Ed il Signore rispose, con le palle girate probabilmente: va in forza e salva New Canaan dalle mani dei mutanti. Non ti sto forse mostrando la via? E quindi abbiamo scelto di cacciare i mutanti, tagliargli la testa, insomma andare a cacciare i mutanti e portarli da Gideon, guadagnando un po' di Game War, Base War Support e un po' di Army Experience che tanto serve. E poi l'ultimo: ogni uomo fece quello che era giusto secondo loro. Sotto Deborah con l'H finale, i commercianti cananiti viaggiavano per tutta la California e presero contatto con la Midwest Brotherhood. Inoltre lei incoraggiò i degenerati, lasciando che i sodomiti vivessero liberi, lasciando aperti bar e bordelli in cambio di soldi e tassando i poveri per supportare il suo esercito. Deborah fu quindi detronizzata in una ribellione del popolo ispirata dalla fede. Ma Deborah morì impenitente, dicendo che sarebbe stata accolta a braccia aperte dal Signore. Le sue ultime parole furono una citazione tratta da Brigham Young stesso: la porzione maschile della famiglia umana sono i signori della terra, ed essi sono pieni di malvagità, follia e distruzione, specialmente nelle loro azioni contro le donne, ma Dio li riterrà responsabili. E noi abbiamo preso la decisione che i villici sono riusciti a a combattere fino a quando Deborah non rinacque come madre in Israele. Non chiedetemi che cazzo di funghi allucinogeni avessero preso, ma questo, signori, è il passato di New Canaan. Ovviamente ogni capitolo dovete pensare a un sovrintendente differente, a un nuovo pastore, no, che li guidava, eccetera, eccetera. Con penultima è stata Deborah, adesso abbiamo il nostro attuale, che non mi ricordo come si chiama. Comunque non è ancora finita, abbiamo quindi un problema adesso che ci attanaglia le viscere. Perché anche se controlliamo gran parte del territorio al di fuori delle nostre città sacre, queste devono ancora vedere la luce nella propria totalità. In uno sforzo per evitare un secondo sacco, come è stato per la Nuova Gerusalemme per mano di stranieri, abbiamo più o meno aperto, come si diceva, i nostri confini a coloro che cercano una vita pacifica, migliorando le nostre relazioni con le tribù attorno a noi, ma danneggiando il dominio mormone. C'è un po' di decadenza. Per la maggior parte possiamo tenere i poteri rivali sotto controllo, ma due gruppi in particolare ci preoccupano. I Brigham Barons nel nord, guidati da una giovane industrialista detta Rachel May, e la Farfield Warband guidata da Marcus Furness, i cui genitori di questo Farfield in passato erano quelli che avevano guidato l'attacco contro Nuova Gerusalemme. Anche se nessuno di questi due gruppi c'è apertamente ribelle, abbiamo paura che presto potrebbero fare qualche cazzata, se non ci muoviamo velocemente per farli sentire parte della nostra comunità. E qui arriviamo noi, con la nostra bella missione di dover prendere decisioni per evitare le rivolte nel nord e nel sud, con la nostra bella vita di portare, se denotate, in tutte le fazioni che sono qua vicino a noi hanno questo buff, un patto di non aggressione, o almeno quasi tutte, non tutte tutte, ma quasi tutte, di portare la voce di Cristo nelle loro anime. Io adesso vado a prendere un bicchiere d'acqua e poi iniziamo la situa. Dunque, di ciance ne abbiamo fatte tante, ma lo sapete che la prima puntata è un pochino così. Cos'altro c'è da dire alla fine dei conti? Allora, il gameplay di New Canaan si svolge più o meno nello Utah, in quella zona qui. Per adesso non ci cureremo troppo di Cesare né della Repubblica della Nuova California. Penseremo un pochino ai nostri problemi, che sono comunque abbastanza importanti. Abbiamo le varie tribù intorno, che ovviamente vanno portate con la forza o meno sotto la nostra protezione e la nostra famiglia. Dall'altra parte abbiamo i White Legs, che li avete sentiti nominare prima, se ve li siete persi. Sono una tribù di barbari che vogliono far parte della Legione di Cesare, e per riuscire a entrare nella Legione di Cesare devono ammazzare noi. Questo è il loro obiettivo in linea generale. Proprio così, Cesare li fa: ammazzate i nuovi cananiti e vedete che potete entrare.
Perfetto. Più questi si allargheranno e si espanderanno, più a noi salirà la minaccia dei White Legs, dandoci accesso a una parte del nostro Focus Tree. Se loro fanno cagare e non riescono a distruggere chi gli sta intorno, la nostra minaccia non sale e noi non possiamo andare avanti con la storia. Però questa è una cosa. Dall'altra parte il nostro Focus Tree va avanti con la decadenza. Nel senso che noi adesso facciamo soldi col commercio delle carovane che passano qui in mezzo, eccetera, eccetera. Questo ovviamente non è molto cristiano, no? Fare profitti sulle spalle degli altri. Quindi c'è da bilanciare questa cosa qui anche del quanti soldi vogliamo fare rispetto a quanto vogliamo perdere la nostra anima. E questo sarà un'altra parte del gameplay. Ma tutto sommato si riduce a prepararsi un sacco bene fino a quando i White Legs o gli 80 non vengono a spanarci il deretano. E come avete visto nelle decisioni prima, io ho scelto di difendere Deborah, non tanto perché me ne fregasse un cazzo di Deborah con l'H finale, ma perché ci dava 150 political power, che ci dà un bel vantaggio sul poter chiudere subito le rivolte e pensare all'espansione. Quindi partiamo e vediamo subito come possiamo smenarli. Faccio prima Brigham perché c'è un 155 giorni, quello più veloce. Quindi provochiamo un po' di spavento, cioè andiamo da Brigham e gli raccontiamo degli White Legs che si stanno espandendo. Questo li farà cagare in mano, aumenterà la nostra percezione di minaccia dei White Legs, che è positivo perché così ci sblocca i focus, e in più calma loro. Questa vale come un'azione sulle tre che dobbiamo fare per calmare Brigham, quindi una 40 giorni viene risolta. Altra cosa per Brigham è questo qua, perdiamo 80 manpower e possiamo aumentare il garrison a nord, oppure costruire industria militare a Brigham. Questo per me è importante. Perdiamo 6 di produzione di rottami, però ci dà un arms workshop, e per me è importantissimo perché più riesce a buildare militarmente all'inizio in quel gioco qua, meglio è, soprattutto per una fazione come noi che dobbiamo riuscire a battere il nemico. Loro hanno i numeri, noi dobbiamo avere la tecnologia e i mezzi, quindi voglio costruire questo. Siamo a 2. Ci serve ancora uno e possiamo o espandere quello lì oppure aumentare. Non è brutto questo qua del 15 army experience alla fin fine. Non so, meno 80, non so cosa che fa quando finisce. Semplicemente ci darà un punto. Comunque facciamo esercizio militare attraverso, situando quelli là. Tra l'altro questo qui dura 120 giorni, quindi se uno non lo prende subito questo focus qua, se lo piglia nel culetto. E prendiamo anche questo. Brigham tecnicamente dovrebbe essere a posto con queste tre azioni. Invece andiamo a vedere Farfield. Qua gli dà un po' di civili e per 60 giorni ne perdiamo 3. Andiamo dai leader locali, ci toglie un po' di political power, che alla fine dei conti questo possiamo permettercelo perché tanto li ho presi con l'evento prima, quindi va bene, meno 20%. Uno, servono 4 di questi qua. Consumer in Farfield, ecco, qua ci fa perdere altri 4 per darci una civile, questo secondo me non vale troppo la pena. Andiamo piuttosto a per 100 giorni, prendiamo un po' meno risorse, va bene, e siamo a 2. E beh, 3 e 4 sono, perché se non voglio costruire ci sono questi due qua, non c'è tanto da stare qua a dirsi. Questo c'è un po' più di manpower, ci toglie un po' di army experience, ma lo guadagnavamo da quell'altro, quindi questo e questo. Buono, abbiamo fatto tutte le robe possibili tecnicamente per chiudere entrambe le missioni nel giro di 120 giorni al massimo. Intanto noi cosa facciamo? Andiamo subito per la minaccia di... No, prima iniziamo ad aprire. Qui sotto non si può andare fino a quando non siamo in guerra con i White Legs, quindi per forza a destra e a sinistra. Andiamo con la decadenza. La nostra gente si sta arricchendo dai come il commercio nello Utah. Come risultato, la gente si sta allontanando dal signore per prendere più soldi. I caps sono i tappi, sono i soldi. Il tempo ci dirà dove porterà questa strada. E così... L'armeria di Ogden. Ogden, New Canaan, prima che l'abbiamo ribrandizzata e ricostruita, era il nome della vecchia città. Fatto sta che lì c'era un'armeria e ovviamente è già stata saccheggiata da chiunque passasse di lì. Però nessuno si è infilato nei piani inferiori della situa. Quindi siccome noi abbiamo finito il focus, in verità abbiamo finito tutti e due i focus, che è questo qua del Growing Threat dei White Legs, che però al momento non possiamo andare avanti in nessuna parte, sia questo, ci ha sbloccato, questo qua è uno degli eventi corrispondenti, infatti è questo qua. E quindi adesso possiamo sbloccare il focus e in più ci aggiunge 4 di quei materiali rari che non sto lì a situare. Andiamo subito a prenderlo perché se no non c'è un cazzo da fare, stiamo accumulando political power, che non è male all'inizio, però ci interessa. Questo ci darà 750 di armi comuni
e 150 di support equipment, che va benissimo perché sono proprio le cose che usano le nostre truppe base. E poi dopo dovremmo scegliere un attimino, questo già ve lo dico subito nel caso poi non abbia voglia di situarlo, comunque dobbiamo scegliere fra armare la chiesa o armare gli ufficiali. Se armiamo la chiesa ci aumenta la decadence, e però guadagniamo stability e political power. Adesso la decadence ci toglie political power in generale, anche se qua ce lo dà passivamente in quel senso lì, però ci toglie, penso che aumenterà il debuff, che è questo qua, vedete, abbiamo meno 2, probabilmente aumenterà. Se facciamo Arms the Official ci dà una ricerca bonus e war support. Io sarei per Arms the Official perché una land doctrine al 75% non è brutto, il war support è bassino quindi non è brutto, e in più almeno non prendiamo decadenza. Political power già abbiamo preso quell'altro, e gg. Poi quando andiamo avanti vedete che situiamo altri siti. Speriamo intanto arrivi un'altra roba, perché so qua c'è proprio un cazzo da fare. L'ho già preso sto coso qua. Sì, no, start. Buono, altro da dire. Abbiamo finito le rivolte, non ci saranno rivolte, facile, easy peasy, lemon squeezy, niente da dire. Abbiamo espanso un pochino la sito militare, ora sto costruendo un po' di infrastrutture in queste due regioni per poi iniziare a trincerarci mentre produciamo divisioni. Non vi ho fatto neanche vedere le divisioni che abbiamo. Allora, abbiamo questo che non serve a niente, abbiamo questo che non serve a niente, abbiamo i tribali base che usano supporto e sito è ok, ci sta, grandissimi. Abbiamo i disciplini di Dio, che sarà la nostra punta di diamante, però dovrò ampliarla, che sono le nostre truppe speciali. E poi abbiamo delle motorized che non servono assolutamente a niente. Io sto già producendo i tizi. Abbiamo buttato dentro un squinzio che ci abbassa il training time del 10%, che è ottimo, e il costo di produzione delle armi di un 15%, che è ottimissimo perché dobbiamo vomitare armi e truppe. E sto pensando che probabilmente aggiungeremo, ovviamente andiamo con la conventional warfare, che per chi non lo sapesse è quella stai trincerato e difendi. E sto pensando che forse in questo caso potremmo mettere anche la healing powder, che sono per il gioco vanilla i medici, no? I campi dei medici, che qui sono un pochino più OP di quella situa nel gioco base. Però più che altro perché noi abbiamo 1600 persone, questo è, non è che arriveremo ad averne molte di più. Problemi commerciali, signori. Il commercio è stata la linfa vitale dei Canaaniti nell'ultimo secolo. Nei giorni iniziali, di quando siamo venuti qua, le carovane hanno portato tanti beni e ci ha aiutato a sopravvivere questa cosa qua, ci ha aiutato a costruire, a espanderci, no? E a diventare una società di successo. E mentre New Canaan adesso sta crescendo, così aumenta anche la nostra influenza sulle carovane che attraversano lo Utah. Per esempio, le carovane assumono delle nuovi canaaniti per fare da traduttori alle varie tribù, perché noi conosciamo tutte le lingue visto che abitiamo lì vicino. Assumono anche persone che fanno da diplomatici in modo da assicurarsi di non essere attaccati, che c'è un po' di diplomazia parlamentare, eccetera eccetera. E ovviamente teniamo anche le strade belle sgombre da, che ne so, ladri, assassini e quant'altro. Il problema ultimamente, almeno nell'ultima decade, è che le relazioni con queste compagnie di carovane stanno un po' peggiorando, perché dicono che le tasse, insomma la nostra fetta che ci ritagliamo, il nostro 27%, no non è 27, è un po' troppo, le tariffe sono troppo alte e quindi non gli piace. Ovviamente forse abbiamo un pochino esagerato, ma sicuramente insomma i nostri servizi valgono questo prezzo. Questo ci sblocci da 200.000 bottle caps, perdiamo un po' di stability e ci sblocca un altro pezzo del puzzle, che non ho ancora finito quello là, ma è questo qui. Allora, il primo è andiamo a prendere degli accordi con i commercianti. Daniel mi sa che viene con noi, ci viene dato come o come generale, ma non credo, oppure come advisor, può darsi. E poi possiamo scegliere se tassare le strade o fare proselitismo sulle strade. Allora, in questo caso qua ci dà 2 civilian workshop fuori off map, quindi non su mappa, e le relazioni vengono migliorate con tutte le comunità intorno a noi. Il che non è male se vogliamo andare per i Puppet Master, probabilmente, non sono sicuro. Poi alla fin fine ci dà 4 di infrastruttura in alcune zone, che non è bruttissimo. Se andiamo dall'altra parte, ovviamente ci cambia un buff che abbiamo, facendoci guadagnare un sacco in più di soldi, ma poi dopo secondo me arriverà il coso qua.
ci dà nuove unità che non credo mi interessino troppo, e ci dà un civilian workshop che è sempre una civile, e più 150 bottlecaps, aumentando la nostra decadence di 5 e già qua di altro 5. No, io la decadence per ora non la voglio aumentare, cioè in un certo senso uno può scegliere come vuole giocare la decadence in quel senso lì. Io per ora vado bello sciallo, quindi penso, signori, che noi staremo attaccati alla chiesa, almeno non mi sembrano dei buff così eccessivi da dover dire andiamo a situare quelle situe lì. Quindi noi si scende de qua finalmente, perché non so da quanto è che non ho un focus da fare. I seguaci dell'apocalisse sono arrivati, sotto qua leggere tutta la menata. Per chi non lo sapesse, questi sono un gruppo di pacifisti che portano la medicina in giro per il mondo, ma scassano strategicamente il cazzo per le società militarizzate. Quindi loro fanno i capricci, noi facciamo i capricci, tutti ci lamentiamo e loro sono arrivati. Questo ci sblocca il focus. Ora, io questi li tengo, perché rompono il cazzo, è verissimo, ci aumenta la decadence, è vero, però, vedete lì sotto, vedete, add the follower of apocalypse, which grants meno 5% political power, ma più 15% di population, a noi serve la population, più c'è due outpost in ogni stato della provincia, riempiti di Nova Canana. E con quel bonus lì più questo abbiamo un più 30% popolazione, e noi ovviamente serve di procreare, cioè le vie del signore sono finite se finisce la popolazione. Intanto i White Legs non stanno facendo assolutamente un cazzo, il che è preoccupante sotto un certo punto di vista, dall'altro almeno abbiamo un po' di tempo, quindi adesso partiamo. Una civilian, 100 political power, che è ok. Meno over super, purtroppo, perché mi serviva per cambiare legge di coscrizione, le altre, non di coscrizione, costruzione, le altre situe. E poi alla fin fine, quella situa qua che non è neanche troppo male, questo lì, però altro meno 10 over support, e a un certo punto mi attacco a sta ceppa di cazzo. Questa roba qui volevo cambiare, volevo togliere società autosufficiente e mettere funding the army per aumentare la velocità di costruzione delle situe. Però stiamo andando neanche così male, ho investito 250k di tappi per rimettere in piedi una base militare che ci ha dato un 30% ricerca sulle armi che sto già uppando, e ci ha dato due militari, e in più finalmente arrivano il triplano che è la nostra situa di salvezza, cioè noi combatteremo questi barbari che al momento non stanno facendo un cazzo, vorrei capire cosa stanno facendo. Dio santissimo, loro quando li ho giocati io in 3 secondi annientavi qualsiasi cosa si muovesse, e li bombarderemo con gli aerei. Loro penseranno, non lo so, non ho un'idea quello che potrebbe pensare un barbaro quando un aeroplano ti bombarda dal cielo, tipo gli uccelli ci cagano bombe. Comunque tante, per non far andare troppo lunga questa prima puntata, questo è, abbiamo passato un po' di tempo, niente di esagerato, però sono molto contento dell'economia che abbiamo messo su, perché si guadagna un boato, cosa che io non abbia controllato molto. Guadagniamo 12.5, che secondo me è abbastanza. Abbiamo sfornato fuori, abbiamo già 14 divisioni, 12 ok, 2 da sistemare, ma le sistemeremo. Abbiamo già messo da parte 58, abbiamo un sacco di militari, all'effettivo ne abbiamo 11, che non è male, onestamente, per tutto quello che produciamo. E abbiamo già praticamente un'ottima difesa qua, a parte sotto arriveremo a 3, poi con il resto probabilmente salirà ancora un pochino, e poi inizierò a mettere giù anche robe di qui su Farfield e Tully per proteggerci dagli 80, insomma sono, e abbiamo anche le spie, ho già fatto anche una spia che adesso non mi metto qua a sminchiarla, però in verità potrei, perché in quel gioco qua va a soldi e non a civili, quindi 20k glieli sminchio in fact subitissimo, eccolo qua il nostro amico. E insomma lo start mi è piaciuto, sono andato abbastanza bene, in più nessuna delle tribù di merda, gli unti del signore qui, non so che cazzo sono, hanno smesso di essere nostri amici, ma perché probabilmente stanno venendo influenzati da Evansgate, che invece sono tipo i cristiani templari, no, tipo questo è il cristianesimo base, mentre noi siamo mormons, ma andremo a prendere il giro anche a loro prima o poi. Alla prossima.